Bentornati su Teletrading. In questo video analizzeremo il COT secondo i metodi classici dell'analisi tecnica. Infatti, riportando le sequenze temporali delle varie posizioni degli attori del mercato, noi possiamo, come già sapete, costruire una serie storica che di fatto rappresenta un oscillatore. Un oscillatore che viaggia tendenzialmente attorno all'asse dello zero. Sopra lo zero saranno posizioni nettamente long, sotto lo zero posizioni nettamente short dei vari protagonisti. Come analisi tecnica, la prima cosa che possiamo fare per quanto riguarda l'analisi del COT è quella di andare a individuare zone di ipercomprato, ipervenduto, che potrebbero attirare la nostra attenzione per ipotetiche svolte del prezzo. Dietro di me, come nel primo video, un tracciato ideale del prezzo e un tracciato ideale del relativo comportamento dei commercial traders e dei non commercial traders. Questa volta abbiamo anche individuato delle fasce di ipercomprato e ipervenduto che ci permettono di andare a cercare i punti di svolta dell'asset da noi analizzato. Come sappiamo, il comportamento dei commercial traders è tipicamente contrario. Dietro di me il tracciato ipotetico di un prezzo ideale, esattamente come nel primo video, è il relativo comportamento degli stessi commercial traders. Andiamo a individuare un punto di ipervenduto che ci segnala un punto di svolta probabile. Bene, disegniamo delle fasce di ipercomprato e ipervenduto. In questo caso, trovandoci su un doppio minimo, possiamo vedere che il comportamento dei commercial traders in questo caso si trova su una banda di ipervenduto, il che naturalmente potrebbe darci un'indicazione long. Contemporaneamente, sullo stesso doppio minimo, abbiamo una fascia di ipervenduto, anch'esso segnale long, sul comportamento dei non commercial traders. Semplicemente l'andamento ovviamente sarà speculare. I commercial traders si troveranno in posizione nettamente long e quindi qua troveremo l'area di ipervenduto che ci interessa. Per i non commercial traders l'area di ipervenduto sarà la loro estrema posizione sul lato corto del mercato. Il punto chiave ovviamente di questo tipo di analisi sta nell'individuare quale sia veramente la fascia di ipercomprato o di ipervenduto. Guardando il grafico del COT normale, un buon metodo può essere quello di andare a vedere i livelli in cui attualmente ci si trova rispetto allo storico precedente. Per esempio, capita spesso, o comunque più spesso di quanto si possa pensare, che le posizioni dei commercial e dei non commercial si trovino verso zone di nuovi massimi o nuovi minimi mai toccati precedentemente. Bene, questo naturalmente rappresenta una indicazione di grande interesse perché si tratta di situazioni estremamente tirate. Tuttavia, l'ipercomprato e l'ipervenduto può funzionare molto bene anche in termini relativi, cioè non necessariamente dobbiamo andare a individuare posizioni estreme, potremmo andare a individuare situazioni leggermente tirate rispetto allo storico precedente, anche se a primo approccio potrebbero non sembrarci tali. Per agevolare l'individuazione di zone di ipercomprato o di ipervenduto che abbiamo visto precedentemente, sul sito di trendy.biz settimanalmente proponiamo grafici del COT che da un lato mostrano la situazione sul COT in termini classici, da un lato mostrano la situazione sul COT in modo rielaborato, ovvero rielaborato secondo criteri che noi riteniamo validi per appunto selezionare zone di ipercomprato e ipervenduto. Di seguito due esempi grafici. Il primo sul cambio euro-dollaro, il secondo sul T-bond americano.
Bene, questi grafici abbiamo visto che utilizzare il metodo Trendy ci aiuta notevolmente a agevolare la lettura del COT. Vi propongo questo semplice metodo. Prima cosa, osservare il grafico in termini classici per andare a vedere come in assoluto sia la posizione dei vari attori del mercato. Dopo aver fatto questo ed eventualmente aver visto posizioni strane rispetto al solito, andare a visionare il grafico del COT secondo il metodo Trendy per vedere se ci sono eventuali conferme di ipercomprato o ipervenduto. Se le due visioni concordano e si fanno entrambi interessanti, bene, a quel punto sarà vostra preoccupazione quella di approfondire ulteriormente il discorso per individuare eventuali punti di svolta futuri. Bene, anche per questo video è tutto. Per chi avesse la necessità di approfondire ulteriormente questi argomenti, vi ricordiamo che oltre a pubblicare settimanalmente le immagini del COT sul sito www.trendy.biz è anche disponibile gratuitamente una guida al COT. Se avete invece domande relative a questo video, vi invitiamo a scrivere all'indirizzo mail info@teletrading.tv. Alla prossima, grazie.